Salve. L'anno liturgico 2020-2021 è stato dedicato da Papa Francesco alla figura di Giuseppe. Perché? Perché quest'anno ricorre il 150° anniversario dell'anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della Chiesa universale. Questa dichiarazione è stata fatta l'8 dicembre 1870 da Papa Pio IX. Successivamente Pio XII definirà San Giuseppe padre dei lavoratori, mentre Giovanni Paolo II lo chiamerà custode del Redentore. In ultimo, il nostro Papa ha voluto scrivere questa lettera dove definisce San Giuseppe l'uomo della presenza quotidiana, come si evince sia dalla lettera ma che anche dagli unici Vangeli, quelli di Matteo e di Luca, che parlano di San Giuseppe. Quest'uomo è visto, è definito come una presenza discreta, come una presenza nascosta, ma nello stesso tempo è un sostegno, una guida ferma di questa famiglia, sia nei momenti felici, quindi quando per esempio hanno fatto insieme il viaggio da Nazareth a Gerusalemme, ma anche nei momenti di difficoltà, quando fuggono in Egitto perché avvisati dall'angelo che Erode vuole uccidere Gesù. Il San Giuseppe è definito anche dalla tradizione in generale come il castissimo, perché lui ha amato Maria di un amore, e anche Gesù, di un amore puro, un amore senza possesso. Non ha mai messo se stesso al centro, e in quei pochi passi in cui si legge di Giuseppe, si legge come di una figura, come di una presenza persistente, ma che comunque è in silenzio. Quindi non è un padrone, ma è un padre amorevole, servizievole. E inoltre, di fronte alla gravidanza in attesa di Maria, Giuseppe vuole licenziarla in silenzio, in segreto. Questo è questo atteggiamento di castità, di purezza del cuore proprio di San Giuseppe. Non vuole ripudiare questa moglie come era tradizione giudaica di quel tempo. È un uomo, è definito l'uomo giusto perché ascolta la volontà di Dio, ma non in senso farisaico, come facevano i farisei che obbedivano in maniera fredda ai 10 comandamenti. San Giuseppe è l'uomo che mette in pratica questa volontà di Dio, e lo fa con fermezza, senza tentennamenti, senza dubbi. Quando l'angelo, quelle quattro volte che l'angelo andrà in sogno da Giuseppe, prima per annunciare la gravidanza di Maria, poi per farlo fuggire in Egitto per difenderlo, poi per farlo tornare in Palestina, Giuseppe tutte le volte ha accolto questa volontà di Dio, questa parola di Dio, e l'ha realizzata pienamente e con fermezza, con presenza d'animo. L'Evangelista Luca, questo lo si evince anche dalla frase che leggiamo nel Vangelo di Matteo, dove si legge tutte le volte Matteo usa la definizione Giuseppe prese con sé. Questo prendere con sé significa che si assume la responsabilità di questa famiglia, si assume la responsabilità paterna, e tutto quello che comporta. Quindi è l'uomo, è un padre amorevole che provvede alla famiglia, che protegge, che custodisce la famiglia, e quindi ubbidisce alla volontà di Dio senza ripensamenti, senza tentennamenti.
Evangelista Luca ben due volte lascia, intanto designa Giuseppe come il padre di Gesù e lascia intendere che Giuseppe abbia sicuramente seguito la tradizione giudaica, quella di impartire l'educazione religiosa ai figli, perché secondo la tradizione spettava proprio al padre di famiglia. Anche Giuseppe ha insegnato i primi elementi del catechismo a Gesù e sicuramente lo avrà accompagnato il sabato alla sinagoga per la preghiera comunitaria. E ritornando al discorso della lettera apostolica, diciamo che secondo questa lettera è stata scritta da Papa Francesco per accrescere l'amore verso San Giuseppe e per chiedere e implorare la sua intercessione. Papa Francesco ci lascia proprio, ha scritto una preghiera per incoraggiarci a chiedere aiuto a San Giuseppe, quindi concludo con questa preghiera. Salve, custode del Redentore, sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, guidaci nel cammino della vita, ottienici grazia, misericordia e coraggio, difendici da ogni male. Amen.